Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Questo è il video per farvi vedere le cover del mio telefono. Allora, scusate che c'è Kiki che si arrampica sul lampadario, la devo far scendere. Praticamente il mio telefono è un iPhone 4S, purtroppo perché, oddio, tutti i cavoli miei vi state vedendo. Praticamente è così, bianco. E niente, perché purtroppo i telefoni nuovi costano un pochino e io aspetto che questo si distrugga completamente prima di cambiarlo. Allora, vi faccio vedere in ordine le cover che ho avuto di questo telefono. E vi saluta pure Kiki, insomma. Allora, la prima è stata questa, il pandino che si trova spesso in tutti. In tutte, come si chiamano, le bancarelle in giro, così per strada. Dentro non ve lo faccio vedere perché è sozzissimo. E dalla telecamera sembra ancora bianco, ma in realtà è diventato tipo color crema perché si è ingiallito tantissimo. E quindi, beh, era comoda, perché i tasti funzionavano cliccando qua e qua e diciamo che in tasca non c'entrava. E anche un'altra cosa, ah sì, quando facevo le foto mi veniva sempre il bordino giallo bianco qui, che mi dava un fastidio assurdo, quindi ogni volta la toglievo così e facevo le foto. E questa è stata la mia prima cover così presa in Italia. Poi su Wish avevo preso questa, che adesso sembra che fa schifo praticamente. Ci metto il telefono così riuscite a vedere un po' più di colori. Eccola qua. E mi era piaciuta tantissimo. Questo prima non era bronzo, era dorato. E invece adesso fa un po' schifino. E qua c'era anche una catenella con un uccellino attaccato. Che stai facendo? Madonna, mi smonta tutta casa. Mi piaceva un sacco anche lo sfondo. E tra l'altro qua se ne è staccato un pezzetto, come qua e qua, tutto quanto. È durata da Natale a Santo Stefano, devo dire, ma prima che la rilevo, figuriamoci. Perché questa poi è durissima. Oddio. Aspettate, donna, per levarla ci ho messo 12 anni, mi sono rotta le dita, cioè, porco Giuda, mi ricordo perché l'ho levata, oltre al fatto che sì, è tutta consumata. Quella che ho portato fino a poco tempo fa è questa qui, di un gufetto stilizzato, che ho preso da Primark. Primark a Berlino e l'ho pagata tipo solo un euro, una cosa del genere. E l'ho portata fino all'altro ieri, mi sa, perché questa era comodissima, entrava anche in tasca e non venivano nelle foto il riflesso qui, i tasti funzionavano benissimo, mi ha sempre salvato dalle cadute e poi io amo quelle in silicone, infatti queste sono in silicone, tranne questa. L'ultima che è arrivata recentemente è proprio questa. Ta-ta-ta-ta. È quella che porto attualmente. Guardate quanto è bella. Praticamente è tipo simula il frappuccino della Starbucks e va perfettamente così. Io mi aspettavo che era tipo i lati non uscivano fuori dal cellulare. Invece no, qui sale su. Pure questo è fuori dal cellulare, io invece pensavo che fosse tutto. Beh, così me la faccio vedere. Ed è fatta benissimo, davvero ogni dettaglio è fatto benissimo. E c'erano diversi colori tra cui scegliere, però questa mi sembrava proprio quella più bella. E pensavo che essendo bianco per lo più si sarebbe sporcato subito, però devo dire che sono 2 giorni e non si è ancora sporcato per niente. E l'amo, è troppo bella, volevo farvela vedere assolutamente, così ho colto l'occasione per farvi vedere anche queste pochine di cover che ho avuto finora. E spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta e che anche la mia bellissima cover vi piaccia. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!